tanti sono i vini ancora che dobbiamo assaggiare. Vedo qui un vino della Basilicata. La Basilicata è una regione impervia, una regione affascinante, ma non necessariamente una delle regioni più conosciute d'Italia. E il vino che si produce in Basilicata è prodotto da un vitigno, l'Aglianico, che secondo me è uno dei più grandi rossi italiani. Secondo me l'Aglianico, insieme al Sangiovese, insieme al Nebbiolo, è un vitigno padre della nostra viticoltura. E questa azienda si chiama Paternoster e secondo me è l'azienda che più di tutte le altre incarna l'animo dell'Aglianico. È un vino questo è un vino che io chiamo un vino austero, un vino che si sente che viene da lontano, che ha una storia antichissima e quindi non ha questa grandissima voglia di farsi conoscere. Se qualcuno lo vuole conoscere ed apprezzarlo, deve avvicinarsi lui al vino. E qui è quello che io intendo per vino austero. È un vino che mi ricorda il Brunello di Montalcino, alcuni Brunelli di Montalcino, quelli del versante nord, un vino che ha un'acidità forte, ha una spalla tannica molto forte, un vino che ha bisogno di tempo. Uno dei più grandi rossi italiani.